Buongiorno, facciamo che andiamo? Andiamo, dai. Oggi andiamo a tracciare la prima cronoscalata, della Tuscany Extreme 2023. Sarà un evento molto bello. Mancano 126 giorni, come la Fiat 126. Mancano 126 giorni, quindi avete tutto il tempo di prepararvi per questo evento magnifico. È un evento, è una randonnée, ma è un Tuscany Extreme semplicemente per il fatto che è una cosa estrema, calcolata, come dico sempre, per portarvi in fondo senza neanche più un grammo di energia, ma in piena sicurezza. È un evento, è un giro che potete fare solo con noi. Non è pensabile né fattibile mettere insieme 220 km con 4350 metri di dislivello per andare a fare una girata. Con noi lo potete fare, perché noi vi assistiamo dal primo all'ultimo chilometro. 126 giorni vi aspetto, ci metterò tutto l'amore e tutto l'impegno che ho per questo sport, per questo modo di vivere, e dovete venire con noi. Saremo un gruppo che vi porterà, vi accompagnerà dalle 5 la mattina fino all'8 la sera, per i più lenti, per i più tranquilli, a fare questa pazzia, questa sfida con voi stessi. Ognuno sfiderà la propria persona. Buongiorno ragazzi, è proprio da qui che cominciano le prime cronoscalate. Questa è la prima cronoscalata del Tuscany Extreme. 10 giugno. Il 10 giugno arriverete qui, chi sarà partito, come consiglio sempre io, alle 5 di mattina, arriverete qui circa dopo un'ora. Siamo al 36esimo chilometro, vi abbiamo trascinato con le moto staffette del buon Domizio Spadi, vi abbiamo e le nostre macchine, ci sarà la mia macchina in testa, il furgone di chiusura in coda, vi avremo portato fino qua, vi avremo trascinato fino a questo punto, fino al 36esimo chilometro. E di qui c'è lo start dell'anno scorso, partirà precisamente la prima cronoscalata del Tuscany Extreme. Questa è la prima cronoscalata, una delle più semplici, è una cronoscalata molto veloce, non sale tantissimo ed è circa 5 km, vi do il dettaglio più avanti. 126 giorni mancano ragazzi, dovete cominciare a preparare le gambe. Solo con noi, solo in questa occasione riuscirete a compiere un'impresa del genere, perché questa, per chi l'ha fatto, chiamate chi ha fatto questa impresa, siamo alla quarta edizione, questa è veramente un'impresa, è una cosa che rimane nel cuore, perché noi vi accompagniamo, vi culliamo durante una marea di fatica a fare questa pazzia. Quest'anno, come l'anno scorso, ma è cambiato il sistema, quest'anno i percorsi sono due, il medio e il lungo è 220 km e il medio è 165 km, ma quest'anno staranno insieme fino a Castelnuovo di Garfagnana, poi avanti vi spiegherò le cose. Quindi abbiamo allungato il medio in confronto all'anno scorso, abbassando l'altimetria e portandovi nelle solite cronoscalate, quindi le cronoscalate saranno per il lungo Lucchese, Cipollaio, San Pellegrino in Alpe, Benabbio, quattro cronoscalate. Per il medio invece ci sarà Lucchese, che è questa, Cipollaio e Benabbio, non faranno il San Pellegrino in Alpe, quindi non andranno a trovare il diavolo, gireranno solo per il purgatorio. Un'esperienza unica ragazzi, non potete mancare, noi abbiamo previsto al massimo 300 partenti, abbiamo fatto 300 medaglie, e quindi niente, vi aspettiamo. Ora vi do i dettagli di questa prima cronoscalata, vi accompagnerò piano piano nelle settimane a spiegarvi, per coloro che non lo conoscono, questo fantastico percorso. Audio Jungle.
dopo 5 km e 270 metri di altimetria arriveremo a questo finish. Qui sarà finita la prima cronoscalata. Se sono 5 km molto tranquilli, diciamo che la salita vera è circa un chilometro. I primi 4 km è tutto un mangio e bevi, molto molto veloce. Di qua non è finita la salita, qui scolletta un capellino appena appena. E dopodiché dovete andare piano piano, dovete andare avanti e godervi la prima immagine della Versilia. Perché qui abbiamo abbandonato le colline lucchesi e dalla parte di là ci sarà questo meraviglioso paesaggio, questa meravigliosa vista. Quindi farete questo leggero crinale, sali e scendi, per arrivare fino a Gombitelli. Gombitelli è una località famosa in Toscana per i suoi salumi. Saranno anche parte dei salumi che si utilizzeranno per il premio finale del Tuscany Bike Challenge, il pacco per la squadra che ha effettuato più chilometri. Sarà un unico premio molto grosso, 250 euro di valore, che noi andremo a prendere, ogni organizzatore andrà a prendere alcuni oggetti enogastronomici della propria località. E io, sia per la Gran Fondo della Versilia che per il Tuscany Extreme, passando da Gombitelli, perché questa strada la faremo a scendere con la Gran Fondo della Versilia il 7 maggio, la faremo a salire il 10 giugno, passiamo davanti a questa macelleria famosa di Gombitelli, e quindi lì andremo a prendere qualche cosa di veramente interessante da mettere in questo cesto natalizio del Tuscany Bike Challenge. Noi facciamo questo grande giro e lo facciamo con noi e vi portiamo a fare un percorso all'interno di tutta la Toscana. Vi facciamo vedere dalle colline al mare, alle Alpi Apuane, quindi andiamo su, fino ad arrivare a fare il mostro sacro San Pellegrino in Alpe, fino ad arrivare a fare il Passo della Betona, che è stato l'arrivo di tantissimi giri d'Italia. Seguiteci, mettete un like, state con noi, andiamo avanti, giorno per giorno, mese per mese, settimana per settimana, vi aggiorneremo su tutto quello che accadrà in questo meraviglioso parco scenico. Ciao!